Siamo. Eccoci qui in diretta per la tappa numero 12, nonché ultima tappa di questo Team Battle 3D Season 1 su PKR.it. Saluto tutti quelli che sono qui con me in diretta e ci commentiamo questo Final Table tutti insieme, come sempre. Buonasera ragazzi. Ciao ragazzi. Abbiamo Asi, super ciclista. Ciao. Sì, siamo rimasti in 9 al Final Table. Vediamo cosa succederà. Allora, quanti vanno in finale? 9 o 10? Beh, ovviamente il Final Table è da 10. I primi 10. In realtà sì, ho scritto 9 perché per il semplice motivo che i tavoli c'è un tavolo full su PokerStars è da 9, invece qui da 10, quindi comunque saranno i primi 10 ad accedere, sì. Devo fare qui in effetti questa piccola modifica al regolamento, anche se in realtà non so se esistano anche i tavoli da 9 su PKR, non credo, da torneo, non lo so. Io so che ci sono da 6 e da 10, e poi da heads up, cioè da 2. Non lo so. Lascio. Comunque ci troviamo i blind 800.006. Io lascio. Lascio. Che al momento ancora resta giocabile almeno per gli stack medi. Sicuramente i corti hanno qualcosa come 4-5 bui, però per gli stack medi è una situazione che si può fronteggiare ancora. Lascio. Asri, devo dire, sta dominando questo Final Table. Sì, Asri, troppo che... pochi fuori legge. In realtà quella cosa che dicevo prima, Asri, l'ho visto davvero tante volte al Final, vedo. Con stack molto spesso anche abbastanza deep, quindi complimenti a lui. Sicuramente non è un caso se è successo questo. Risultato dei giudici. Lascio. Siamo rimasti in 4 giustizia. Io lascio. No, mi sa che per noi non c'è niente da fare. Si combatte niente, combattete voi. Sì, credo, matematicamente per sì, dovrebbe. Tra l'altro c'è Saverio che ha vinto anche, cioè che è matematicamente primo in, cioè è sceriffo del mese in pratica, quindi abbiamo vinto davvero ogni cosa in questa season. Ogni tanto dovete vincere anche voi, ci può stare. Sì, è giusto, no, ma è giusto soprattutto perché l'ho già detto in passato, su Stars è stato davvero, davvero brutto, perché abbiamo perso su 5 season, credo che ne abbiamo, no, su, forse sì, no, su 5 ne abbiamo perse praticamente tipo 4, cioè sì. Parecchio antipatico, diciamo. Comunque, come ho già riferito la volta precedente, cambia la musica sul PKR, fuori legge. Praticamente Luigi con la squadra di giustizieri ha acquistato dei buoni giocatori. Io rilancio. Le top player. Lascio. Elenchiamoli pure. Ne abbiamo vinte, ne avete vinta una, è presto ancora per parlare, prestissimo. Ma intanto spero partire col piede giusto, vincere, giusto? Ma sì, questo è certo. Beh, sicuramente sì, c'è un ottimo modo per iniziare questa battle. Esatto,
Non male. Ma come ho detto prima, come ho detto anche l'altra volta, i polli si fanno vincere la prima volta. Perché sennò poi dopo come facciamo? Allora, guarda, tu stai parlando dei signori polli, allora. Uno che si chiama Prince of Texas, uno che si chiama Gigi. Ecco così, ma la foresta, Sunset, DJ, Shini, Brisindir, Glory Cross, Luciano, ti parlo dei primi dieci, e Blue Eye. Che poi abbiamo dei degni avversari come Asrix, Spiro, Remy, SR, Marina, Tom Rounder. Sì. Abbiamo dei buoni corrilegge. Però diciamo che va un pochino rivista la formazione, non so se parlando in termini calcistici, andrebbe un po' rivista la tattica magari, più che altro vostra. Diciamo che noi sicuramente avremo la chiappa, secondo me. Ma dai, è quello che dobbiamo rivalutare un attimo, dobbiamo fare un paio di dobbiamo giocare con un po' di peperoncini, corna, sì, sotto... amuletti porta fortuna. Non rosicare adesso perché l'abbiamo giocato sempre in modo lineare. Sei anche tu che chi scula non arriva su 12 tappe 10 volte in finale. Esatto, questo è vero. Si ispira un po' di difficoltà da mettere la superiorità. Io non ce l'ho ancora. Ma tu sei un bravissimo giocatore perché l'hai dimostrato. Sei arrivato al secondo della tua squadra. Appunto dico, mi manca l'amuleto. No, è semplicemente che sei un buon giocatore e non ti affidi la fortuna. E dovrei. Ma tu di a un certo punto, diciamo, ti fidiamo, ma i buoni giocatori non hanno quella fortuna perché usano la skill, insomma. Lascio. Esatto. Comunque, nel frattempo, il final procede, siamo in 8. Non so se io lascio. Io ho pensato ad affiancare un torneo al team battle che si è chiamato Cappere Skills. Cools. Cools. Sì, ho capito. Abilità. Adesso vediamo, magari tiriamo giù la struttura. Sì. Facciamo questo torneo. È da farlo magari proprio insieme negli stessi giorni, oppure magari farlo giovedì, venerdì e sabato, per esempio. Esatto. E la domenica fare un main, cioè sarebbe carino. Io lascio. Esatto. E adesso io comunque devo andare ancora con il PKR. E diciamo che avevo intenzione di fare quel famoso torneo con il lascio. Ma anche il team battle, naturalmente vorrei creare quel tipo di torneo. Sì. Questa è una bella idea. Io lascio. Bisogna vedere se il PKR ce lo lascerà fare. Io lascio. Lascio. Tra domani e sabato, anzi venerdì, scusate, cercherò di spingere in quel senso lì. Rilancio. Io lascio. Questo evento, sì, bella idea. Vai, io lascio. Sì. Così. Su PKR, sì. Lascio. No, comunque l'idea è bella, a me piacciono i tornei con jackpot progressivo perché diventa veramente grande il premio finale. Può arrivare tranquillamente a 300. Sì, lo provavamo già live, in effetti è bello, sì, è carino. Toglie un po' dalle tappe base per creare un jackpot veramente grande, no? È bello, a me piacciono molto i tornei con jackpot progressivo. Ad esempio potremmo creare un side. Io vado all in. Jackpot per il team battle, cioè all in. Faccio un'ipotesi. Sì, ho capito, sì. I 12
tu dici direttamente al posto di mettere tutto quanto come premio giornata, metti tutto quanto, metti una parte per il monte premio mensile o cioè o due mesi. Lascio i famosi premi messi in palio dai buon Spiro e buon Gigi Minino. Gigi. Ecco, di evoluzione, magari una buona idea di creare un garantito per i top 10 del Team Battle, ma però anche ad esempio creare il garantito dell'anno, cioè tutti i top player che vincono ogni tappa. Lascio. Tutte le tappe in 12 mesi, creare un torneo di questi 12 top player con un garantito tipo di 1000 euro, 2000 euro, a secondo di quello che riusciamo a mettere da parte per quel garantito. Sì. Ad esempio, sarebbe anche bello che, per dire, se io sono arrivato adesso primo nella Team Battle come punteggio, io praticamente sono già qualificato dei magnifici 12, dai, chiamiamoli così, dell'anno, diciamo. Sì, sì, no? Sì, ho capito, ok, sì, sì. Chi fa maggior punti nei 12 mesi successivi, sì. Accederanno a un garantito che adesso dovremo vedere se crearlo. Se sì, sì. Nel frattempo vediamoci questo final. Lascio. Siamo in 7 adesso. E comunque abbiamo 1, 2, 3, 4 giocatori del giustiziere ancora in gioco contro 3 fuorilegge. Dei fuorilegge, sì. Diciamo che siamo abbastanza bene. Aspetta un attimo che c'è. Ciao Olivio. Ciao Olivio. Madonna mia. Ciao ragazzi. T'ho visto adesso, t'ho visto. Lascio. È una fatica incredibile. Ci siamo comunque. Come va? Ciao, bene, bene. Bene, bene, stiamo commentando il final. Il final table dell'ultima anche tappa. Maurizio. Sì, sì, sono qua. Che sto offendendo quel testa di merda. Che cazzo hai contro Shark? Vado a prendere troppo le braccia. E vai, lascio. Sì, così. Lo stai facendo morire quel ragazzo, no? Uccidiamolo là con me. Lascio. Ma che ti ha fatto? È due o tre sere che cacca la minchia, tra lui e suo fratello. Si mettono al tavolo, fanno finta uno di essere l'altro. Sono... Ah, sì? Sì, anche la sua mamma gioca con quei nickli. Mi becco un rilancio. Ah, è un mix allora. È un mix di mongoloid. Ma come no? Non è vero. Verissimo. Nel frattempo il Prince of Texas viene bullato via dal piatto. Ha affondato due donne il principe. Ah, il principe ha avuto una grande tattica. Vai, buttamelo fuori, vai. Ma il principe ormai è primo, eh. Eh sì. Sì, sì. Il principe ormai è primo in assoluto. Non lo riprende più nessuno. Grande prince. Io vado all-in. Ah, vedi questa la chiave. Lascio. L'unico imperatore estremo del Texas. Sì, butta fuori tutti, Livio. Tutti ora, tutti ora. Wow, oh, che mano, che wow. Mano. Guarda, pensa che era mia questa, eh. Sì. Doppio sì. Player out, Super Shark. Va benissimo. Sono contento di tutto. E in più abbiamo la tremenda pausa. Mi allontano un attimo. Sì, sì. Arrivo subito anch'io, ragazzi.
Mario? Dimmi. Quando è che facciamo la finale? Allora, la facciamo il prossimo martedì, lo facciamo, da quello che ho capito. Organizzo il tavolo privato, che diventa privato. Ma ci vuole una password? Sì, dopo la do la password. Per forza ci deve essere la password, perché se no non giocheremo noi 10. Spero che nessuno dei partecipanti la password è che se dove la scrivi la password, scusa? Beh, comunque sia, credo che tutti i partecipanti, no, aspetta, fammi rivedere. In privato su Facebook. Allora, rettifichiamo un attimo. Allora, praticamente Shark rientra nei primi 10. Abbiamo io, Gigi, Faforesta, Sound, DJ, Shini, Brisindir, Lori Cross, Luciano e Shark. Ma abbiamo già vinto noi? La Shark l'ha già detto. Siamo nel tavolo finale, cioè noi siamo nel tavolo finale. Ma te hai il contatto sicuro? Privato? Al 100%? Al 100% tu sei dentro al tavolo finale. Ma noi abbiamo vinto noi. Sì, noi. Allora, noi abbiamo vinto matematicamente, abbiamo vinto. Ah, ok. Dico, Saverio, ma ce l'hai i contatti privati di tutti per poter mandare? Allora, di Lori ce l'ho. Io l'unico che non ho il contatto privato è di Luciano e di Brisindir. Ma quello lo contattiamo su. No, perché se la posti poi si può scrivere chiunque, magari, capito, con la pasta. No. Non è giusto. No. La invieremo ai 10 finalisti. E vai. Ci mancano quei due lì e non lo so come trovare. Comunque ridico chi partecipa al tavolo finale, che è Prince of Texas, Gigi Minieri, Faforesta, Sunset, DJ69X, eccomi ragazzi. Gigi 83, Brisindir, Lori Cross, Luciano e Shark. Brisindir, detto anche Brindisi. Hai contatto privato. L'ho sempre chiamato Brindisi, tipo. Anch'io. Ma in calcio facciamo un Brindisi al Brisindir. Ma il contatto privato per mandargli la password del tavolo finale ce l'avete? Di Brindisi. No. È l'unico manca. E allora ditegli che è sul forum, la metteremo sul forum. Tutti quanti possono accedere al forum. Spiro, faremo una sezione privata dove si metterà la password. Solamente chi può. È perché è l'unico modo, perché giustamente Saverio mi dice che non tutti hanno Facebook, anche se sembra strano, è così. E quindi, cioè, ovviamente uno che non ha Facebook come fa a saperla? Dobbiamo necessariamente darla tramite il forum. Quindi come faremo, Spino? Non lo so, tu sei più esperto di me, faremo una sezione, come potremo fare? Allora, io comunque posso dare... Si può mandare tramite messaggio privato, semplicissimo. Come messaggio privato posso mandarla praticamente... Sul forum, tramite forum? Tramite messaggio privato, sì. Perfetto, ma sul ok. Forum non ci siamo iscritti. Sabe, però tu conta che molti non hanno Facebook, quindi l'unico modo è farla col forum. Allora, io ve lo dico subito a chi non posso mandare la... L'hai già detto, a Brindisi e a... E a un altro, solo a due. E a Luciano. E a Luciano, basta, gli altri ce l'hai tutti in contatto. Loro li facciamo venire sul forum, comunque la metteremo in generale sul forum, la metteremo tutti quanti dovranno andare sul forum certo, a vederla. Ma certo, però voglio dire... Vabbè, ma Gigi sul forum la vedono tutti però. Esatto. No, ovviamente faremo una sezione privata dove possono accedere solamente quelli che... No, ma si manda anche semplicemente un messaggio privato. Vabbè, poi vedrà Spiro, ragazzi, comunque tramite il forum. Vabbè. Lascio. Io lascio. Io vedo. Ti riparte nel frattempo questo final table.
check. Punto. Sono rimasti in 5, uno per la bolla, praticamente siamo in zona bolla. Sì, la bolla è la bolla, cioè l'ITM è i primi 4, quindi sì. Esatto. Siamo esattamente in bolla, siamo rimasti in 5. Ormai comunque i giochi sono fatti, i giustizieri sono vincitori. Per, sì, per quello sì, per le squadre. Sì. Mensile. Quindi complimenti a noi, ragazzi. Esatto. Go go. E praticamente qui siamo tutti giustizieri, a parte l'intruso Spiro. E lui, giustamente, il capitano dei fuorilegge. Siamo il Pancho Villa della situazione. Lascio. I blind ormai sono 1.500-3.000, quindi blind abbastanza importanti. Abbiamo detto che probabilmente, prima stavamo parlando con Spiro, probabilmente già da dopo Natale, quindi dalla ripresa, diciamo, dopo le vacanze, stiamo pensando di fare un team battle 3D molto simile, però con una struttura sempre più giocabile. Sempre qui? Ovviamente sempre su PKR, però con una struttura più giocabile, quindi magari blind stavamo pensando da 8 minuti, che è un buon compromesso per evitare che si finisca alle 2 di notte, perché sì, molti diciamo hanno 8 problemi. Minuti... 8 minuti, stack 5.000, si riesce a giocare comunque all bene in. E non finisce tardissimo. Abbiamo un final table più divertente, semplicemente. Esatto, più... sì, sì, è vero, sì. Più meno io, meno turbo, io fosse per me farei anche da ogni mezz'ora blind, però vabbè, molti non sono d'accordo. Vabbè, bisogna andare incontro comunque un po' a tutti, sì, diciamo, sì, con infatti, 8 minuti infatti. Siamo sicuramente precisi, è un buon compromesso. Poi certo, dovessimo diventare 30, 40, 50 persone, bisognerebbe iniziare comunque a ritornare a 5 minuti, però per adesso perfetto, sì, può andare bene, sì sì. Io comunque ti volevo dire, siccome siamo 27-25 players, questa sera si sono iscritti almeno un nuovo che è archivista. Sì. Ma infatti come puoi aver visto, sai, la cosa bella è proprio questa del team battle, che è in corso d'opera già del torneo, si aggiungono sempre persone nuove, cioè, perché ovviamente l'importante è aggiungersi a, cioè, diciamo, registrarsi su una squadra fondamentalmente, insomma non è importante tanto quanto il punteggio personale quanto quello della squadra, ecco perché è bello, uno può farsi magari anche solamente le ultime tre tappe e accedere comunque al final table, per dire, okay. Quindi comunque è importante. E i giustizieri che giudicano altri punti importanti. Credo che il distacco non è indifferente. No, è parecchio. Sì, sì. Spiro ammette. Purtroppo siamo sì, purtroppo questa forti. Tappa è VO, purtroppo sì, cioè, può capitare, no? Dai. Diciamo che finalmente Luigi ha trovato una ottima squadra. Lascia. È vero. Contro i fuorilegge, sì. Considerando anche che Luigi ha giocato pochissimo, quindi... Beh, no, io. Sì, eri sempre in sit-out. No, beh, ma perché comunque mi scollego prima, mi collego dopo, però... Al final table ci sono arrivato spesso. Ah sì? Cioè, sì. Non per niente è secondo. E infatti sono secondo in classifica. Io perché diciamo io il blind piccoli non li gioco mai. Arrivo solo per mandare le astronavi. col minieri. Ma Gianni è dentro, Saverio? Gianni?
Shinji? Ma dentro dove qui? No, nella finale. No. Da sesto è stato scalzato? Come no? Oh. Che cazzo dite? No, tu intendevi nel campo finale. Lascio. Lascio. Sì, lui c'era, Olimpo. Ah, ok. Non gli fate venire i colpi a John. L'unico che ha, diciamo, guadagnato la posizione tra i magnifici 10 è Shark, perché ha superato Blue Eye come punteggio ed è il decimo del tavolo finale. Io lascio. Sarebbe stato brutto quello che sono stato fino alla settimana scorsa, ero secondo. Infatti. Sì, è vero. Beh, comunque, dai, ragazzi, cioè, secondo me l'importante in questo, cioè, io questo torneo, quando ce lo siamo studiati, a me la cosa che piaceva molto era proprio il fatto che tutti quanti dovessero dare un contributo alla squadra, quindi facendo il loro meglio durante ogni tappa. Questo è il bello, cioè, più che arrivare primo, al di là del fatto che chi arriva primo ovviamente ha anche in più la, diciamo, la nomea del il titolo di sceriffo o di bandito, però comunque principalmente la cosa più importante è quella di far arrivare la propria squadra al final table tramite i punti guadagnati, quella è la cosa importante. Ma comunque sì, comunque vi volevo dire che abbiamo avuto anche un'ottima squadra, perché se andiamo a vedere i punteggi, i giustizieri hanno avuto, diciamo, tra il 17esimo e il 20esimo, neanche forse. Ma guarda questo, c'ha più culo che il cane picchiato. Diciamo. Allora, diciamo che i Forinetti hanno avuto 15 giocatori attivi e noi ne abbiamo avuti. Lascio. Altrettanti, credo. Io lascio. Un po' di più, forse. Attivi, se dobbiamo andare a vedere. Beh, attivi, basta che guardi se hanno procurato qualche punto. 2-17, diciamo. Esatto. 19. Due giocatori in più attivi, ma però. Esatto. Tra l'altro, ragazzi, ora che mi sto ricordando una cosa. Spiro, ci sei? Sì, sì. Mi sto ricordando una cosa che probabilmente non farà piacere a Saverio. Adesso ci sto pensando. Credo che. Questo mi ha detto, credo, lascio. Non sono sicuro, devo andare a ricontrollarlo, che nel regolamento che ho scritto ufficiale del Team Battle, lascio. La squadra che vince il torneo, che il titolo di sceriffo bandito del mese non si decide in base ai punti, ma si decide, cioè, se la squadra vincente siamo veramente noi, lo sceriffo del mese è chi vince il final table. Va benissimo. Sì, mi ricordo male, giusto? No, è sempre stato così. Per quanto riguarda invece la squadra perdente, il primo è chi è arrivato primo. Sì, esatto, allora mi ricordavo bene. Quindi sì, Saverio non è sceriffo. Ok. Cioè chi vince il final table diventa sceriffo. Non sei nessuno, Saverio. Non sì, infatti l'avevo letto. Questo non è giusto, adesso ragazzi assisteremo al tilt di Saverio in diretta, vediamo. Ma io voglio tirare una freccia a favore di Saverio. Comunque io farei scelto Saverio, scelto fa da Norem comunque. Allora io comunque no, dicevo, secondo me non è giusto, è giusto che Saverio sia lo sceriffo e basta, perché comunque lui ha portato più punti. Sì. Va bene, ad Norem. Anche perché alla fine se siamo arrivati al tavolo finale anche grazie a lui che ha portato un sacco di punti. Ma il regolamento non c'era scritto che arrivava secondo, passava. Ma io non ti sento, Saverio, io non ti sento, non so se è un problema. Sì, è vero, è vero. Si riferisce a me, non si riferisce uguale, però al miniere. Nel frattempo c'è uno showdown, ragazzi. Ah, poi tra l'altro c'è l'altro regolamento che dovresti essere penalizzato per aver fatto giocare un altro. Alza il microfono al posto tuo.
No, cioè, no, più che altro non è tanto quello, più che altro perché mandavo troppe astronavi e il regolamento lo vieta. Però il Minieri, cioè il Minieri deve mandare l'astronave. Vabbè, il Minieri può fare le leggi sul lavoro. Io cambierei nickname, Gigio Astronave. Gigio Astronave. Gigio Skywalker. Mi vede per le skills. Poi ragazzi, Per esempio Spiro sa che qui a Bari sono temuto anche nei live che facciamo tra di noi a casa di amici per essere un po', diciamo, il toro del tavolo, il Minieri della situazione. Infatti Spiro lo sa e comunque e molto spesso sa che quando sto io non c'è nulla da fare, col Minieri non si scherza. No, fondamentalmente Spiro può essere testimone di questa cosa. Non confermo assolutamente nulla. Ma io non ho capito una cosa. Dimmi. Ma il fatto che l'avatar guarda le carte ogni tanto, ma questa animazione perché l'hanno tolta? Te lo sai che c'era un'animazione che tu cliccavi sulle carte e l'avatar li guardava? Lascio. Mi sa che prima di pensare al tavolo finale dovresti pensare a comprarti un microfono nuovo. Sì, costa poco, guarda, fai investimento. Perché dovrei comprare un microfono nuovo? Perché si sente di merda. Nel frattempo, ragazzi, siamo alle zappe. Come si sente di merda? Si sente soltanto dei monocheragli. Ma dai, giuro. Siamo alle zappe tra Shark e Astrik. Aspetta un attimo. Vabbè ragazzi, io vi saluto la nanna. Ciao. Ecco, guarda. Godiamo questo final, questo zap finale, mi sa che... Astrik alla fine agguanta la vittoria dopo credo dai. Parecchie volte che tipo una volta con Spiro mi ricordo aveva perso in zap un rimontone assurdo. Beh ragazzi, sì, complimenti ad Astrik. Finalmente ha vinto la tappa. Direi che si aggiudica il titolo di sceriffo del mese. Meritatamente. Di bandito del mese, sì. Bandito. Sì. Bene ragazzi, quindi l'appuntamento è a questo punto con la prossima settimana, quindi lunedì, col Team Battle 3D Season 2. Quindi un saluto a tutti e l'appuntamento è a lunedì. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.